Principio 12. Pro-Mosaic significa educazione alla competenza interreligiosa. Sulla base del precedente concetto dell'educazione interculturale, vorrei ora passare all'educazione alla competenza interreligiosa, che si basa sugli stessi principi di solidarietà e responsabilità, inclusione e apprezzamento della diversità come competenza interculturale. Vi sono numerose sovrapposizioni tra la competenza interculturale e quella interreligiosa. La competenza interreligiosa va appresa e vissuta in modo interdisciplinare e multiprospettivo nelle scuole e nella società, poiché è necessaria praticamente ovunque nella nostra società mosaico per poter vivere pacificamente e in sicurezza a lungo termine senza doversi nascondere o offuscare la propria identità. Visto che viviamo in una società multireligiosa e multiconfessionale, la nostra competenza interreligiosa è richiesta continuamente nella nostra vita quotidiana della nostra società mosaico. In questo ambito, l'opera di Hans Küng Weltethos è decisamente rivoluzionaria. L'obiettivo consiste in una pace etica basata su un'etica umana comune. E in questo contesto non vanno trascurati gli aspetti legati alle differenze e alla diversità. Allo stesso tempo, però, dobbiamo evitare di farci trascinare in delle controversie dogmatiche, perché la competenza interreligiosa mira più all'apprezzamento reciproco degli esseri umani che all'accordo forzato sui contenuti, la cui differenziazione può essere mantenuta. La competenza interreligiosa include anche una posizione antiimperialista, perché le guerre si conducono per opprimere i popoli. Si continuano ad inventare delle giustificazioni per condurre delle guerre. Basti pensare alle guerre dell'impero statunitense contro il terrorismo, che ormai durano da ben 2 decenni. La competenza interreligiosa è lo strumento per un'autentica educazione alla pace tra le religioni e quindi tra persone di diversi gruppi religiosi sulla base dei principi etici di consapevolezza, solidarietà e rispetto, empatia e inclusione. La competenza interreligiosa non è la competenza di una minoranza, di un piccolo gruppo di persone che si occupano di questioni religiose, ma la competenza di un'intera società. E una società riuscita si basa sull'educazione alla diversità e alla solidarietà. Oltre all'appartenenza etnica e al linguaggio, la religione è una delle caratteristiche distintive principali degli esseri umani. La religione si manifesta in numerosi ambiti della vita, determina i rapporti tra i sessi, l'istruzione, l'arte, la musica, e gli atteggiamenti verso questioni importanti riguardanti la vita, la società e la politica. Pro-Mosaic non crede che viviamo in una società areligiosa. Infatti, l'essere umano rimane costantemente determinato dalle proprie credenze religiose. Personalmente, sostengo perfino l'impossibilità di una cultura laica e o secolare, visto che la religione non può essere esclusa dalla vita pubblica, poiché è profondamente ancorata nell'anima di tutti i membri di ogni società umana. La religione non è una questione privata. La religione, infatti, è una dimensione della mia personalità che trova espressione a livello sociale, estetico, interpersonale, culturale e politico. Infatti, anche un atteggiamento di tipo laico è un atteggiamento religioso. Anche chi si dichiara ateo ha un atteggiamento chiaro nei confronti del religioso. Persino il pensiero anarchico comprende i suoi elementi religiosi, se consideriamo la religione nel senso più ampio del termine, come nel discorso sopra riportato riguardante l'homo religiosus. La preposizione inter fa già riferimento al nucleo. Si tratta di uno spazio di scambio, incontro e interazione. Il teologo austriaco Andreas Schneider parla di sintonizzazione. La competenza nell'area interreligiosa significa che mi sintonizzo e interiorizzo questa competenza, vivendola. La competenza interreligiosa va inserita nel suo contesto. Rifacendomi a Jacques Derrida, sono convinta che il concetto di competenza interculturale
vada decostruito per poi inserirlo nel nostro contesto culturale della società mosaico. Si tratta dell'essere umano e la competenza interreligiosa ha a che fare con l'essere umano e con la sua umanità. L'istruzione deve mettere in discussione. Dobbiamo permettere delle messe in discussione. E questo è particolarmente importante nel contesto del dialogo interreligioso, perché l'assenza di dialogo interreligioso porta a giustificazioni pseudo-religiose della guerra e della violenza. E la guerra e la violenza dovrebbero essere affrontate proprio dalla competenza interreligiosa che si oppone a queste forme di conflitto, perché promuove una cultura dell'inclusione interreligiosa.